L'anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato molto duro, pieno di difficoltà e incertezze, anche perché ci troviamo ad affrontare questa crisi lontani gli uni dagli altri. C'è però un modo diverso di attraversare tutto questo. Per combattere la nuova normalità che ci vogliono imporre. Per cambiare l'idea che non si possa fare nulla contro la pandemia. E contro le diseguaglianze. E mentre i super ricchi diventano ancora più ricchi, grazie alla crisi, i lavoratori, i precari, gli artigiani, non sanno se avranno ancora un lavoro. Eppure esiste un altro orizzonte a cui guardare, organizzandoci e lottando insieme. Lo abbiamo fatto in questi mesi, attivando solidarietà dal basso e mutualismo per aiutare chi era più in difficoltà. Lottando per la giustizia sociale, climatica e ambientale, contro ogni sfruttamento e discriminazione, stando nelle strade, nelle piazze, nei quartieri. Opponendoci a una classe politica indecente che ha messo i profitti davanti alla salute di tutta la popolazione, perché vogliamo una forte sanità pubblica che combatta il virus, che tuteli tutti e non solo chi se lo può permettere. Perché vogliamo una scuola e un'università che garantiscano ai giovani il futuro che meritano, perché vogliamo lavoro e reddito per tutti e una vera ridistribuzione della ricchezza. Che parta dal controllo pubblico sull'economia e sulla produzione e che faccia sì che i multimilionari e le multinazionali paghino finalmente le tasse e la smettano di saccheggiare le lavoratrici, i lavoratori, la terra in cui viviamo. Perché nell'emergenza abbiamo anche imparato che una società diversa è possibile, che la solidarietà funziona meglio della competizione. Questo è il nostro piano. Lo facciamo per i tanti, troppi, che hanno pagato con la vita il prezzo più alto e per chi resta. È tempo di agire. Partecipa al cambiamento, aderisci a Potere al Popolo.